Che cos'è il patto di stabilità e come abbiamo fatto a rispettarlo? Beh, il patto di stabilità è una normativa che obbliga i comuni a contribuire al risanamento della finanza pubblica. Noi quando ci siamo insediati abbiamo ereditato una situazione molto difficile. Il patto di stabilità al 30 giugno dell'anno scorso era sforato per oltre 60 milioni di euro. Quindi questo ha imposto un'azione di forte risanamento, di forte taglio della spesa, soprattutto per quello che riguardava le spese di investimento, quindi i lavori. Noi abbiamo risparmiato circa 70 milioni di euro. Si tratta di somme quindi che verranno utilizzate per velocizzare tutta una serie di cantieri importanti presenti in città, dalla metropolitana alla pista ciclabile, ai lavori che riguardano Piazza della Socialità Scampia, alla manutenzione delle strade, del verde. Voi state procedendo a una razionalizzazione, una messa a sistema di tutto l'impianto delle partecipate. Abbiamo assunto su mia proposta una delibera molto incisiva che ci ha fatto risparmiare non meno di 10 milioni di euro, tagliando gli stipendi ai dirigenti con stipendi più alti e incidendo moltissimo sui costi della politica. Abbiamo abbattuto il numero dei consigli di amministrazione, in molti casi abbiamo sostituito consigli di amministrazione addirittura a 5 con amministratori unici, abbiamo tagliato i costi relativi a cose come le auto blu, la telefonia mobile, le spese di rappresentanza, le consulenze, quindi abbiamo fatto un intervento già molto incisivo sotto questo punto di vista. Da un punto di vista dei trasferimenti dello Stato, qual è la situazione rispetto all'anno passato? Anche la manovra del governo Monti ha tagliato 1 miliardo e 450 milioni ai comuni. Questo significa che se l'anno scorso abbiamo avuto, rispetto al 2010, un taglio di 130 milioni di euro dei trasferimenti, quest'anno questo taglio sarà poco inferiore. Il nostro obiettivo è quello quindi di utilizzare le leve, i margini di autonomia impositiva che lo Stato ci dà con molta attenzione, con molta sensibilità sociale, ma con un obiettivo, che è quello di passare da una logica assistenziale, che è stata quella del passato, ad una logica, diciamo, di sviluppo. C'è un rischio che per equilibrare il bilancio impoverito dai trasferimenti si debbano incrementare le tariffe dei servizi pubblici? Le tariffe dei servizi a domanda individuale sono attualmente a Napoli molto basse, sono tra le più basse d'Italia. Resteranno sicuramente molto basse. Quindi è chiaro che noi dobbiamo andare verso un'azione, diciamo, di razionalizzazione di quelle che sono le tariffe, che in alcuni casi potrebbe anche voler dire far pagare meno in qualche circostanza a chi non è in condizione di farlo, ma può voler dire far pagare di più ancora una volta a chi può pagare di più.